Santo Padre ci ha ricordato questo, dobbiamo prendere la sua parola con molta serietà e impegno e suscitare in tutti i modi possibili una grande mobilitazione, non internazionale soltanto, ma mondiale. Una mobilitazione che sia di vero, efficace, pubblico sostegno a tutti i musulmani moderati che intendono reagire a questa ferocia inaudita e inaccettabile per la civiltà. Questo è il primo modo, a mio parere, che dobbiamo assolutamente perseguire. 3 mesi fa l'attacco a Charlie Hebdo suscitò grande mobilitazione internazionale. Basti pensare alla campagna internazionale Jésus Charlie. Perché la persecuzione contro i cristiani non suscita analoga attenzione? Ci sono degli interessi, questo fatto è stato un fatto gravissimo perché finalmente c'è stata una grande manifestazione pubblica, corale, con personalità, capi di Stato, di governo, uniti contro questa ferocia a favore del diritto di espressione, non di offesa, come ha ricordato il Santo Padre. Però è stato estremamente grave il fatto di avere taciuto sulla ferocia, sulla persecuzione delle minoranze e in modo particolarissimo in prima fila dei cristiani. Questo è un fatto gravissimo che smentisce la cultura dei diritti che l'Occidente tanto declama ad alta voce. Quindi è necessario pensare questo fatto molto grave e a mio avviso questo silenzio colpevole è dovuto o a paura, e a paura intendo dire, di reazioni, di ritorsioni da parte dei fondamentalisti, e sia anche per gli interessi economici, finanziari, in sostanza per gli affari che le nazioni, specialmente occidentali, ma non solo, hanno con determinate aree del mondo. Anche questo è un fatto gravissimo. Paura e interessi individuali, che vuol dire di nazioni, non soltanto di singoli individui, sono secondo me i due ingredienti, le due cause di tanto silenzio, di tanta distrazione, per cui il Santo Padre dice, sembra che il mondo guardi da un'altra parte, guarda da un'altra parte per paura e per interesse.